Ok, hello e benvenuti in questa nuova live di Axel Axolotto. Ho startato un pochetto di minuti di ritardo perché devo aiutare mia madre con una cosa. E la stampante, la figlia di puttana qui di fianco. Ci sto guardando a te stampante. Ha finito l'inchiostro. E alla cazzo di cane il mio modello 3D nel frattempo ha deciso tipo di prendere e collassare, averci tipo un ictus, quindi si muoveva tipo alla cazzo di cane solo in parti, per fortuna tipo. Diciamo che quello era abbastanza in tempo per prendere e chiudere e riaprire un po' tutto. Perché Gesù Cristo sia mai che una cosa qui vada bene all'inizio dell'anno, prima, durante, dopo. Un cazzo. Intanto fammi vedere qua tipo se è arrivata anche soltanto la notifica là di su. Che se ok, la stream advertising. Anche se dubito che qualcuno venga, cioè dubito fortemente, fortemente dubito. Gubito. Vediamo qua, è arrivata la notifica del Dio Madonna, ho visto che non avvertivo quasi un cazzo di nessuno sull'orario. Vabbè, almeno la notifica è arrivata, almeno una cosa positiva c'è. La connessione più o meno funziona. Oh, prima volta che l'avvio, quindi è tutto quanto reazione a molto caldo, ad acque molto calde. I festival sono eventi speciali. Ah, ok, ci sta. Vabbè, qua la cosa là dello Splatfest. C'è un altro Splatfest. Cioè, sapevo che ce n'era uno per Pokémon, ma c'è un'altra ancora. Cioè, Splatfest su Splatfest. Vuoi partecipare ai festival in questa regione Europa? Sì, cazzo. Perché poi ci sono tipo Splatfest di altri stati, regioni, roba. Ah, guarda che bello. Cioè, io gioco soltanto al primo, quindi non vi aspettate che sappia grandi cose. Ah, il deserto, la merda. Benvenuti in Cyberpunk. Il mio stile. E io andrei sul classico. Io muoio per Linking classica, diciamo, per lo stile classico. Questo sarà tipo da classico tamarro maranzetto. Questa è tizia scappata dal carcere di Giracieli. O questo qua che non lo so. Sono pure quei pantaloni. Io vado sul Linking classico perché a me piace troppo. Ah, puoi fartela pure iperchiara? O puoi fartelo. Oh mio Dio, è. Vabbè, cioè, più che altro il contrasto tra sto giallo accesissimo e il nero che mi spacca. Sembra quasi un Pokémon. Ma io vado sul classico. Così. Cioè, Inkling classico. Posso scegliere il colore degli occhi? Oddio, così è bellissimo. Ah, blu, questo blu qua mi piace. Sto colore qua mi ammazza, io dovrei prendere così. Fa il bianco e questo, secondo me, non c'è l'indecisione. Perché poi c'è appare tipo che comunque cambia rispetto alle partite. O la modalità storia è sempre quella, quindi fai mi arrenda con Nutella. Io mi prendo questo. Ah, posso decidere che taglio farmi. Oh, io mi voglio fare il classico. Classico, cioè, non si sentisce mai, classico femminile o classico maschile. Corto. Così. Cos'è figo? Bello, bello. Ancora la Francia. Oddio, così da riccio di mare. Non mi piace questo. No, questo qua sa di testa di cocco. Sa di testa di cocco, non mi piace. Questa mi sa tipo di classiche bambole di pezza. Questo è veramente figo, però non lo so se opto. Oddio, no, questo qua c'era. Oh no, c'era tagliati i tentacoli. Rippy, raga, non taglierevi i tentacoli. Tentacoli. Allora, questo è bello, ma mi fa strano. Io se andrei o questo o il classico dell'uno. Io andrei sul classico dell'uno, non lo so. Indecisione cronica. Vado classico dell'uno, mi piace troppo, mi piace troppo. Oh mio Dio, le sopracciglia come le mie!
Ah, così mi piacciono tanto. Diciamo che poi nella vita mia, diciamo, sono un misto fra questo, cioè, fra un Elio e le storie tese e queste qua. Però a me, non so, credo che mi risultano più carine o più carina così, mi piace il sopracciglione. Ai pantaloni posso. Io poi ci passo pure. Ma queste qua che pare che sia tipo sbisciata nei pantaloni. Che sembrano molto i classici proprio. Mi dice questo. Perché c'è tre puntini qua giù? Larghi. No, sai, gli metto questi qua. Questi qua come sono? No, questi qua. Sì, va bene. Pensavo bene così. Che cos'è il turno di salmonello? Posso cambiarlo? Allora, questo qua è bello perché è storto. Così mi piaci, signorante. Oddio, il ciuffetto. Oh mio Dio, una Karen. Così fai una vecchietta. Così sei Karen. No, Johnny Bravo, di poveri, no? Lo so che faccio così. La mia indecisione fra questo e questo. Però voglio col crestino. Così no, così. Così. Panchettoso. Tutto ok? Sì. Vieni, panca bestia, seguimi. Cioè, letteralmente proprio cazzo di barboni qua. Prima di esplorare il cadere, fatti dare qualche consiglio. Ok, guarda avanti per avere meglio per iniziare. Segui Salmonello. Quindi faccio così, posso avere tipo 360. Diventa mollusco. Ok, così si salta. Ok, è simile a quello per Wii U, ma mi fa strano tantissimo non avercelo in mano. Sarebbe francamente libre preso così, però è fa strano. Cosa mi devi far vedere, piccolino? Cioè, wow, la pistola giocattolo dei cinesi, non dovevi. Poi qua c'è. C'è tipo una cosa, tipo uno scatto. Vabbè, sto qua per guardarmi attorno normalmente. Guarda quanto cazzo sbiscio in giro. E pensate che ci sarebbe quella che si comprano postal, posso sbisciare in giro così. Che si consuma un po', poco poco però consuma. Aspetta, così posso, nel senso, in che senso usare la visuale? Eh sì, però il problema è che c'è, cioè, così salgo poco. Ah no, no, così me, ok, no, me la c'entra rispetto a dove sto mirando. Ok, così fa. Oh, figo! Cioè, più che altro, diciamo, ci stanno poche grade nelle altre mappe, cioè nelle vecchie mappe dell'1. Cioè, al massimo, appunto, c'è un quell'albero che poi facevi così, aspetta, così e passavi sotto. Cioè, quindi, pochetto di meccaniche nuove. Cioè, comunque, rivisitate. Oh no, non voglio imbrattarmi i tentacoli. Guarda, guarda, c'è una puntina blu però dei tentacoli, guarda, perché probabilmente l'ho toccato prima, quindi c'è un pochetto di coso.
Guarda qua quanto sono forti. Ah, ok, quindi ovviamente abbiamo fatto tutto questo qua per entrare a Splatville. Mica tutto sto casino soltanto per prendere un cazzo di treno. Ma non abbiamo fatto i biglietti. Vabbè, facciamo come abbiamo fatto qualche giorno fa. Scavalchiamo. Quando tipo i tornelli sono tipo rotti. Non so se sono rotti, se sono aperti, quindi se devi timbrare o meno. Ma nel dubbio non lo fa. No, non è vero, io timbro sempre, pure quando non dovrei. Abbiamo fatto la figura dei coglioni per poi rendersene conto, tipo, soltanto alla fine della giornata che il cazzo oggi erano gratis. Figa la piazza. Queste qua sono le cose, perché in Pokémon non rendersi mezza cosa e qua c'hai sto bordello di Dio? Splatoon 3. Cazzo, il bordello. Dimmi che mi presentano loro due. Ah, non so leggere, però questo qua. Pinuccia! Il Moreno. Aspettate, sentiamo Trillo e spacchiamo. Sul sipario. Man! Mantaleo in italiano, big man. Mantaleo. Questa è una del playback, noi gli spariamo una hit del sex. Pinuccia, Morena e Mantaleo, va bene. La hit del secolo, vediamo le scene delle partite attuali. Rullo di tamburi. Non lo so, battaglia serve avere sangue freddo, se il nemico fa flump tu fai caglump. Ok. Tempo sta scadendo, lancia un nuovo nel cesto, centro, game over. Ah, ok, questa qua è la modalità, quella là con i salmoni. Ah, fresca fresca. Fresca fresca. Una notizia, volevo darla io, un pesce scosto è sparito. Ok, questo qua penso sia l'inizio della storia. Fornisce energia a tutta la città, dobbiamo ritrovarlo o avremo un blackout. È più o meno tipo le trame dei giochi precedenti, penso. Per ora conserviamo energia, spegniamo le luci e teniamoci al fresco, tipo a 32 gradi. 32 gradi sarà fresca a casa tua, chiamateci se trovate il pesce scosso. Mica 32 gradi, porca puttana, è piena estate, fresco cosa? La Sprattville è tutto. Ci peschiamo dopo. Vabbè, sempre del sempre in gambero. Che poi in realtà tipo stay fresh in inglese. Da qui è derivato un minimo il mio stay tuna, stai tonno, con il gioco di parole con pesci. Ti do il benvenuto a Splatville. Voce. Che cazzo è la voce narrante? Mi vuoi far vedere il vecchio? E questo è il posto da vedere. Questo è il posto da vedere e dove essere visti. Non troverai di meglio su tutta la mappa. Se vuoi sfondare in questa città devi essere davvero in gambero. Ti sento del sempre in gambero. È come dimostrare che nessuno è più in gambero di te. Nelle battaglie online ti basta visitare la lobby. Io le battaglie online lo potrei fare soltanto nell'ultimo periodo di vita della mia cazzo di Nintendo Wii U. Perché non ho la connessione, non va bene. Vaffanculo. Dio santo Nintendo che prima mette il coso con la fibra, poi dice non fibra, poi solo fibra, poi vaffanculo, non c'ho, ho preso un gioco e non ci ho potuto giocare. Se inizi a farti valere nelle battaglie in un battibalena, qui tutti sapranno il tuo nome. Un attimo, cosa? Ok, sì, ah, sei qui da poco e non vorrei allarmarti, ma quel tizio della fontana. Ti sta guardando, visto che okay, no, pensavo fosse proprio lui e se stai parlando, il mio vecchietto! Vabbè, la cosa puzza, e non di pesce, ma ci penseremo dopo. Puzza di calamaro? Puzza di polipo? Ottavio, sei tu? Allora, dove eravamo rimasti a stile battaglie? Ora di gettarsi nell'inchiostro. Vai alla lobby, oppure segui quel tizio strano nella pagnolina, decidi tu. Ah, quindi posso decidere qua cosa fare?
Basta che tipo faccio. Ok, sì. Era un po' più figo perché tipo riprendere, però un whoop saltavo e trum. E io mi caso per gli effetti sonori, raga, scusate, porca troia, bambino di 5 anni. Ma perché c'è la Torre Eiffel al contrario? Un po' delusi forse i francesi il fatto che hanno perso, cioè non hanno vinto i mondiali. Viva l'Argentina! Gli octariani! Di nuovo! Chiedo scusa, ma non è già accaduto? La mia capoccia non è più la stessa. In ogni caso, sono Seppia, consigliere capo della nuova divisione branchia, al tuo servizio. Che sguardo fiero, giovane, sei proprio ciò che cercavo. Il gampo si è scossa, fonte di energia di Sprattville non c'è più. Sì, ma vecchio, tutto a posto. È di nuovo opera degli Octarianani. Puoi scommetterci tentacoli. Io non c'entro un cazzo. Vedi, il campesce scossa è già sparito in passato. Due volte, essere decisi, è stato sempre colpa di quei farabutti. Che aspetta, faccio vedere qua. Io ho dei modelli 3D, aga. Inkling. C'ho il modello normale mio da Inkling. Quello da Octoling, che è questo qua, è pucciosino tenerino, e la versione chibi dell'Octoling, che ho deciso appunto qua di fare in particolare per questa versione qua. Comunque qua tipo non è, cioè Natale è passato a me Santo Stefano, quindi potrei togliere il Pandoro, ma lo terrò penso fino alla fine di dicembre, probabilmente. Vedi, il campesce scossa è già sparito in passato, due volte a essere deciso, è stata sempre colpa di quei farabutti. E anche se ormai sono in pensione, li ho tenuti d'occhio e nulla sfugge ai miei occhi di seppia. Porco due, si escono fuori dalle orbite. Mi sono comunque riuscito a portare via il campesce scossa e ora dobbiamo riprendercelo, capito? Quindi, quella era un'offerta di lavoro, giovane, la paga è zero. Ma potresti lavorare, ma potresti salvare il mondo, ci stai, giusto? Ma certo, ora fai parte della nuova divisione branchia, ti chiamerai numero 3. Questa è una divisa elite, ti proteggerà dall'inchiostro nemico. Quanto cazzo me l'hai messo addosso, vecchio di merda? È impossibile che la vandola si sia allargata. Ti veste un po' ampia, sembri una medusa. Non ricordo di averla mai lavata, ma l'ultimo numero 3 era pulito come un pesce spazzino. Poi tipo, ah, boh, cioè io non l'ho mai lavata, però. Aiutante con te, beh, ho finito le divise elite purtroppo. Però mi sembra un pesciolino navigato, sono sicuro che se la caverà. Che cosa stavo dicendo? Ah sì, ora vai a dare una bella lezione a quegli octariani, conto su di te. Cerchiamo un modo per entrare nelle basi degli Octariani. Vedi di ascoltare. Va bene, ascolto quello che c'è da dire. A posto, ma. Ti piscio addosso. Però non reagisce. Oh mio Dio, questi sono gli occhi. Ah no, però si sgrulla. Non è scemo. Ah no, sta merda ammazza? No! Ma salve Salvino, bel vicino. Ma salve, hello, benvenuto. Bentornato, attenzione alla melma velosa, sarà ovunque, non so cosa vuoi. Ah, giusto. So cosa succederà, forse. Ah, quindi praticamente, cioè, è la cura per i pelati. È la cura per i pelati, ma dove cazzo è salmone? Figlio di pu. Salmone? Salmone, 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 mi sei? Culo, salmone. Vabbè, un coglio, è stupido, raga, lasciatelo stare, senti. Comunque, un tizio che ho ricoperto di piscio mi ha. Ah, no, ok, ah, ok, poi riesce fuori. Che ho ricoperto di piscio mi ha detto che gli Octariani sono stati di nuovo loro e hanno praticamente preso il pesce scrosta. Quella sì che è una montagna di melma pelosa, la bolla in cima è probabilmente il melmucleo.
Scommetto che se potessi farlo scoppiare tutto quell'affare. Oh, hello! E benvenuti nella gang del laghetto! Chi sei? Lorix7! Benvenuto nella gang del laghetto! Io sono Axel Axolotto! Scommetto, farlo scoppiare tutto quell'affare sparirebbe, ma l'inchiostro non basta. Ah, beh, pensiamoci più tardi. Per adesso trovo il modo per entrare nelle basi degli Octariani. Quindi probabilmente devo sbloccare le armi. Almeno penso funzioni così. Almeno tipo nel primo c'erano tipo roba. Più che altro bisogna sbloccare le spugne da. Tipo per. Diciamo andare avanti. Cazzo, abbiamo visto un inchiostro. Aspetta, quindi se provassi a fare così non andrebbe. Ok, questo inchiostro non serve a un cazzo. Quindi c'è A. E B questa cosa. Ah, posso vedere il resto della mappa? Va bene, ok, all'attacco! Va bene, vecchiaccio, vecchietto. Cioè, ho Splatoon 3, che fortuna che ho trovato qualcuno che giochi a Splatoon 3, perché. La cosa conta che io ho giocato più che altro all'1. Io ho giocato all'1, il 2 l'ho un attimo, mi ha fatto però più che altro una parte del DLC un mio amico. Quindi tipo non so di preciso cosa succede nel 2, ma sembra per adesso all'inizio così alla fine siano tutti quanti allo stesso livello di trama. Quindi penso Ottavio fa bordelli, prende pesci scossa, li dà dei boss. Cioè tipo penso siano sempre sto tipo di cose, almeno a quanto pare. Ok, ma no, perché ti ripeto, chiedimi la trama dell'1. Ti saprei dire a grandi linee, ma non ti saprei dire di preciso perché cazzo succede tutto questo. Perché non c'avevo un cazzo di voglia di leggere. E tipo l'unica cosa che pregavo è che mi funzionasse l'online con l'uno. Cosa che ha funzionato tipo l'ultimo 2-3 anni prima che poi vendessi la Nintendo Wii U. Quindi sì. Il mondo è un po' una merda. E la connessione di più. Ui! Ti splatto, ti spiscio tutto. C'è un cazzo in queste casse? Ah, mi stavo dimenticando tutto qua. Mi stavo a dimenticare. Vabbè, c'è una media gittata, penso, sta. Comunque è abbastanza corta, media. Anzi, che tipo, avendo provato il coso del DLC, che era la battaglia, mi pare, contro il vecchio numero 3, comunque contro il protagonista del 1. Aspetta, quello è un propulsore, tu fai. Va bene. Ma ti fai giocare online oppure. Allora. Ancora non ho provato online, però sto cominciando intanto un pochetto di storia. Cioè, perché prima ho proprio cominciato. A poi sono tipo figlio di puttana che nello scorso gioco, cioè nello scorso comunque nell'1. Prendevo e praticamente ho fatto tutta quanta la storia con lo splatto normale. Visto che tipo ignoravo proprio lo shop, il cos'è. Non potevo giocare online, quindi me ne sbatteva il cazzo di cambiare arma. Perché nell'uno facevi tutto quanto l'arma così, mentre per quello che ho visto nel 2 l'arma ti cambia. L'arma cambia. Cioè, quel tuo livello col cecchino, livello così. Nell'uno è un cazzo. L'uno, per quello che mi ricordo, perché poi l'ho giocato a due mani. Io e un'amica mia, quindi per quello che mi ricordo, era un cazzo. Cioè, le armi erano sempre le stesse. Cioè, tu parti con lo splat normale, con l'aerografo normale. Tu ti farei il gioco col cazzo di aerografo normale, stai in muto, cazzo. Poi molte armi non c'erano, quindi. Mo' proverò pure l'online. Devo prendere un attimo di dimestichezza con i controlli, perché da un botto non gioco all'uno. Dove ci ho giocato veramente poco. Cioè. Devo riprendere prima di mestichezza. Prima mi riabituo e prima gioco ad altri. E porto online varie stronzate, quello che. Le cose che devo portare. Allora, di qua dove si va? Di qua dove si va? All'armatura? Oh, sì. Ah, posso lanciarlo?
No, salmonello! Ah, rompe le casse! Questo è quello che stai facendo, ha già finito, lo sai perché è il primo. È il primo, cioè, non l'avessi fatto e avrei detto, ah, vabbè, minchia, che strano. Allora, questo qua è il primo, quindi tanto per capire quanto ci sto con i comandi a distanza di giocarci seriamente dalle medie. Primo superiore. Primo superiore. Non c'è la concezione del tempo, quindi per me tempo fa anni, cazzo, che non ci gioco, quindi per me è tipo quel boh. Comunque, ok, visto che posso lanciarlo, voglio provare a fare una cosa. Se mi butto qua e utilizzo lo sgago sburo e faccio di questo, puoi fare qualcosa. Salmonello! Salmonello, fai qualcosa di... Oh, grazie, salmonello. Oh. Ma povera cassa, ma hanno pure sentimenti gli oggetti, sto cazzo di gioco. Ah, ok. Io non sapevo dove bisognasse sparare. Il polpasto è un nemico di quelli veri. E preparati a sfruttarlo con ZR numero 3. Non c'ho bombe? Aspetta. La R... Figo! È tipo... cioè, che a livello di cose... almeno come l'avevo spiegato tipo ai miei amici, questo qua è tipo alla... Figo, è tipo il razzo del primo... Però misto alla, allo splat quando vai tipo da un tuo compagno. Che vedi tipo al... Infatti era quell'aria così, tipo per come l'hanno descritto una volta stessa di così, e il mio amico che comunque ha visto i gameplay del primo più o meno ha capito quello che intendevo come ulti qua. Un altro qui ha provato il 2, non ci ha giocato un cazzo di nessuno, mentre era tipo al che cazzo stai dicendo, non c'hai senso. E tipo il meme del you are not even making sense. Tanto sei bello che c'è scossa. Lo prendo e lo lancio? Io lo lancio. No, non lo lancio, cazzo, volevo lanciarlo. Oh. Ben fatto numero 3, mi ricordi un giovane seppia che eroicamente salvò il mondo. Comunque la cosa importante è che un pesce scosta è un'ottima fonte di energia. Ma la cosa più importante è che il gran pesce scosta dovrebbe essere più avanti. Ah, e mi dai i punti? E tramite i punti posso rompere sta merda, quindi. Tu mi vai dicendo. Ah, quel maledetto melmugleo non fa che pulsare prendendoci in giro, ma pensate tipo un cuore, cioè ammazzare una creatura. Ah, per caso quel tuo amietto sta cianciando di qualcosa? Sa, dice che quella specie che possa avere reazioni smodate alle uova di pesce. Ah, perché... Ah, quindi... Utilizzo le uova di pesce scossa per andare avanti, qua. Tentarlo nuocere, cioè, prova a premere lo stick destro R e... Figo! Sì, ma... Prendo pure un po' di carica. Ah, che è un automatico, sto prendendo pure la carica alla mira. Ma guarda, l'ha divorato la melma come se niente fosse, quel mostriciattolo. Ah, ha divorato la melma come se niente fosse, quel mostriciattolo ha un gran appetito. Non come me sotto Natale. Soprattutto ti ha aperto la strada, forza. Piccolino, piccolino, pollettino di nerino. Vieni qua. Scusate, salmonella. Salmonella. Non mi faccio un cazzo? No! No, sono diventato un barbapapà! Oh no! Sono un barbapapà! Ma quindi se adesso gli rilancio contro sti cosetti?
quindi posso fare pure così e pulire una zona, così posso andare avanti. Figo! Sì, stavolta si è arrivato leggermente in ritardo. Più che altro ho... Va bene, più che altro, vabbè, qua ho fatto il primo livello, che non dice un cazzo, è solo il primo livello, quindi per capire come splattare così. Più che altro è quel Octavio e gli altri, diciamo, Octariani sono cattivi, hanno rirapito il pesce scosta, come negli altri giochi, penso. Almeno con l'uno era così, nel 2 penso sia così. E quindi, oh no, l'hanno rapito. Tu sarai il nuovo numero 3 della nuova divisione 3 del Salcazio. Vai a sconfiggere quel figlio di puttana. E quindi, sì, è drama più o meno come i giochi precedenti. Allora non hanno detto quasi un cazzo. Ma che è successo un po' a tutto, Mecè Bassetto? Perché voi siete abituati. Adesso, per chi non mi conosce, per chi non mi conosce, il mio modello di base è questo. Aspetta. Per chi non mi conosce, il mio modello di base è questo. Soltanto, cioè che... Cioè, questo qua è il mio modello di base. Soltanto che per posti gameplay ho fatto delle versioni... Dio Madonna. Delle versioni da Inkling, Octoling e l'Octoling un po' più piccolo. Quindi questo qua è normale e questo qui è la versione chibi. Quindi sì, sono proprio tutto piccolo, sono più small. È fatto proprio apposta per questo tipo di cose. Lo so, sono un botto più pucci. Lo so, l'ho fatto proprio apposta. Io e lo sbatti, che nei giorni di Natale ho detto fanculo, faccio questo. Ho fatto un modello di Gardevoir che devo ancora finire. Però non ho scaricato uno online. Ho scaricato un modello 3D di una, di un Non chiedetemi perché io passo le giornate a fare queste cose, però posso farlo. Quindi posso... C'ho questo, però l'ho fatto proprio a mo' di modello invece vero e proprio. Vedetelo su... Coso. Twitter. Sì, ho proprio Instagram e Twitter. Se andate su Instagram e Twitter lo vedete, il modello che sto facendo su V-Roid di Gardevoir. Quello di poi l'ho solo scaricato. Sono arrivato. Che è successo? Ah, che bravo, ma è la stessa trama di Splatoon 1. Ho giocato solo a quello. Ah, idem. E per quello che sto capendo è. Oh no, hanno preso pesci scossa. Sistema situa. Cioè, quindi per quello che ho capito, porco due, sicuramente sei peggio di me. Che cos'è questo coso? Mio Dio! Ha una decorazione, collezionabili? Figo! Comunque tipo sì, è la trama penso del primo. Con livelli molto semplici, per adesso, più che altro perché c'è solo un'arma. Se è come quello che ho visto del 2, quindi armi che cambiano, è un casino. E io non ci ho giocato al 2. Cioè, io il 2 probabilmente mo prendo e mi metto a vedere i video della trama soltanto per capire di Alga e Nori che cazzo fanno. Immergiti e nuota. Bloop. 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 Aspetta, non c'è. Non potevo pure saltare, correre. Posso lanciare le bombe. Oh, cazzo. Ah no, è sempre lui. Tu sei al posto delle bombe? Sì. Se tu sei al posto delle bombe, ok, perfetto. Che viene stanno a lanciarlo a lui, però dico, ma non c'è le bombe ci dovrebbero essere. Ci dovrebbero stare le bombe. Devo recuperare meno due. Nel mentre mi faccio una partita online, va bene. Tanto più che altro qua è per andare un pochetto avanti, per vedere un po' com'è. Preferite che porto un pochetto qua di livelli di storia? Cioè, mi porto un po' di storia oppure tipo che faccio partite online. Così mi dicono pure che sul che tipo di gameplay fare. Ma aspetta, ma se salto qua è un disco di gambe, è un cerchio di gamberetti? O è andando di uova di pesce? È un cerchio di uova di pesce, utile.
Comunque poi se per un attimo scambiamo l'amicizia online e andiamo a giocare insieme. Non lo so. Io ti avverto, sono una mezza sega perché è da un botto che non gioco, quindi c'è, scusa se poi farò schifo al Kausen. Però sì, sto riprendendo la mano. Il boss finale del primo era un dito nel culo, Dio santo. Ottavio era difficilissimo. Cosa che ha visto pure un amico mio così che ha giocato al 2, però ha visto. No, cazzo! Dio santo. Che ha visto comunque gameplay dell'1 e ha detto che tipo sì, Ottavio è uno tipo dei boss più difficili. Mo' il 2 non so che boss avesse, però. Per dire che Ottavio era difficile, vuol dire che quelli del 2 erano un po' una cazzata. Tranne forse numero 3, che era del DLC, il DLC. Sendo forse il DLC è normale che sia più complicazio. Tun 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 tun. Ok. Un po' così almeno se non cado di sotto male. Lo posso fare direttamente così. Però non voglio prendermi le uova. Ok. Di Ottavio che grattugiava il wasabi. Basatissimo. Era un cazzo di DJ Polipo. Che figo. Era figo in culo. Cioè, a me piaceva come boss. C'era un cattivo che era un cattivo. Non lo so, era strano. Tu non fare fuori me. Ma stai dicendo la bolla? Vabbè, non lo scopriremo mai. Più che altro era bello tipo là nell'uno quando ci stanno tipo quelli là i fantocci di pesce scossa. E quindi tipo prendeva e li lanciava. C'erano alcune cose qua che tipo mi piacevano un botto. Allora, aspetta, comunque aspetta un attimo. Però facendo così forse ho paura che lagga. Ditemi se la live lagga perché ogni tanto vedo dei picchi di CPU e ho paura che sia tipo una cosa aperta che potrebbe dare problemi, quindi poi fatemi un attimo sapere. Ma quegli ottaviani non erano diversi. Una volta erano più glabri, se ricordo bene. Beh, chi sono io per giudicare una creatura tentacolata dalle sue ventose? Buon per loro, o forse no. Quindi vuoi dire che mo so ciccio merda? Questo è body shaming, vecchio di me. Questo è body shaming. Non si fa. Non è vero, fatelo, cazzo. Troppo ciotti, no. Cioè, poi non possono più utilizzare le cose per sparare. Le torrette. In ogni caso, che indossi quella divisa elite, puoi affrontare qualsiasi ottariano, hirsuto o meno. Hai letto l'etichetta almeno? Guarda, io la faccio per te. Il meglio del campo della sopravvivenza apocalittica. Evita i nemici ed esplora Splatoon col tuo sensore esclusivo. E eleganze. Non sto capendo un cazzo, perfetto. Ah, hai vinto? Nice, cazzo, grande bro. Complimenti. Congratulations. Non so per quanti giocatori servono per fare le private. Non lo so. Ma tanto stiamo a farle pure fra di noi un attimo così contro lo sconosciuto della cazzo di cane. Comunque nel campo della sopravvivenza apocalittica. Evita i nemici ed esplora la splattonia con il tuo sensore esclusivo. Eleganza garantita, lavare a secco. Vabbè, non ci posso manco bagnare gli inkling, quindi è normale. Devi sapere tutto del tuo equipaggiamento, è un'altra delle basi della battaglia. Domanda, quindi posso andarmi proprio allo shop e comprarmi gli equipaggiamenti con le particolarità come era nel primo? Cioè, io prendo sempre il primo come termine di paragone, ma perché il primo è quello che ho giocato. Ma sono una mongoloide, ho risalito. Sono un cazzo di mongoloide, lo sapete? Sono un mongoloide del cazzo. Sono un mongoloide del cazzo, sono stupido. Scusate, raga, ma. Oh! E magna, cazzo! La precisione ci vuole con te, eh! Piccoletto!
Quindi aspetta, cioè posso buttarmi di sotto? Ah! Prima c'era il cadere, di solito mi verso un botto più basso, invece no. Se ok. Cosa fai, Francesco? Ti butti senza paracadute? Come fai che l'apparecchio? Non so per quanti giocatori. Vabbè, lo sto vivendo. Comunque adesso ho un po' paura. Ora che questa avventura sta diventando una storia mia. Spero tanto tu sia sincera. Ma sempre inquietante quando mi trasformo? Non sono più inquietante a bestia? No, non mi sta bene, raga. Prima era disturbante quando ritornava a essere Inkling persona, dai. Che merda. E mi devo per forza andare qua. E via! Wahoo! Tun 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 tun! Quanto cavolo sono figo. Wiki. Più che altro poi devo gestirmi poi dopo la sensibilità. Oh, chiave? E? Che cazzo ci faccio? Ah, che chiave, blocco, armatura forse? Ah no, è quello. Ok, no, è quello per agganciare. Ah, e così mi prende in automatico. Comunque l'uomo finisco questa qua e poi vediamo quello online, per una battaglia. Ah, oh. Ah no, devo prima attivarli. Sto cercando di fare una cosa che praticamente non ha un cazzo di senso. Si vede un minimo che forse tipo comunque ci ho già giocato lo Splatoon. Però comunque non mi sento ancora tanto in grado di poterla forse. Cioè forse vince col lavoro di squadra. Forse col lavoro di squadra la potrei pure vincere, se no non lo so. Faccio qua. Mi servirebbe la chiave. Una chiave mi servirebbe. Forse ho fatto una cazzata, lo sapete? Allora, quindi da qua. Qua. Ok. E quindi qua arrivato qui. Ma perché non c'è, cioè, come attivo questi? Ah. Senti, vaffanculo, mi rifiuto di credere. I miei mi dicono che c'è un quoziente intellettivo 147. Dove cazzo l'hanno letto, Dio santo? Poi, Ah, ok, perché io qua non. Cazzo ne so, la gittà non è che mi arriva così avanti. Oh, rientra. Queste sono le cose, dico, no, ma se non me lo dici come cazzo ci ragiono? Cioè, io ragiono la preghiera dell'uno. Non ci posso arrivare io là, quindi devo per forza tornare indietro per così, mi sa. Quindi ok, così prendo. Mi serve un'altra chiave ancora? Se mi serve un'altra chiave, allora. Allora, ma se faccio così a salto, ok. Comunque per queste cose qua posso dire di avercelo mezzo neurone funzionante. Ah, ok, no, non serviva un cazzo, volevo semplicemente salire là. Allora perché serviva quel punto là sopra? Non lo so, non me lo chiedete.
Quindi qua, e qua mi porta tipo all'ultimo punto dove là qui avanti c'è il pesce scosso. Ai Maginius. E vedo raga, grazie di Dio che non c'ho il coso là degli abbonati perché no, sarebbe sto spam di Small Brain Solot e stai prendendo un po' tutta a puttane. Ah, visto che te vinci sempre, ha detto dopo possiamo pure provarlo qua. Gli ottaviani velosi mi angosciano. Penso che dovremmo considerare l'ipotesi di chiamare rinforzi. Il vorace uomo peloso. Fammi accendere la trasmittente. Prova, prova. Qui parla Seppia. Passo, mi ricevete? Qui numero 2, passo. Un attimo, nonno, sei tu? Dove sei? Numero 1, qui numero 2. Il nonno si è allontanato di nuovo. Passo. Beh, cosa stiamo aspettando, numero 2? Andiamo a recuperarlo. Ricevuto, sempre in gambero. Recuperarmi, hanno detto. Come se fossi un relitto sommerso. Bah. Gugu. Se ti ho trovato. Per tutte le ancore arrugginite, questo affare è rotto. Beh, pace. Forza, andiamo. Qualcosa mi dice che non è rotto. Qualcosa mi dice che è Ottavio o è qualche Ottariano, bestia di Satana sua. Comunque, aspetta, forse qua ce l'ho il codice amico, se non ce l'ho ve lo metto. Forse qua ce lo dovrei avere, ecco. Dovrebbe essere questo il mio codice amico. Fammi dare un attimo una controllata. Sì, ok, questo qua è il mio codice amico. Se volete aggiungetemi. Non lo so in questo qua come funziona. Perché nell'uno c'erano le pagine. Nell'uno c'erano in ogni cosa, c'erano tipo delle pagine che ti davano degli indizi tipo sul passato degli Inkling e queste cose così. Ok, oh no, sono. No, non è un Barbapapa. Cioè, sì, è bar. Come cazzo si chiama il Barbapapa quello nero? Quello peloso? Come si chiama il Barbapapa peloso? Il terzo livello della storia? Buono. Ma quindi aspetta, posso camminare molto lentamente, attentamente, molto ente in mezzo a questi cosi? Ok, facendo così. Oh, elimino tutto lo sburo schifo qua. Oh. Quello nero. Quello nega. Potete fare tipo iperscuro Linkling? Adesso puoi farlo un po' scuro, scuro, scuro Linkling, così pure questo qua di base. Però l'ho fatto normale perché sì, guarda, è quella del primo, che bello! Sì, mi piace lo stesso, non sa, aspettami. Ok, no. Pensavo ci fossero delle piattaforme trasparenti, perché nel vecchio gioco ogni tanto ci stavano. E non mi dovrei far notare, dovrebbe essere stealth, ma non sono capace. Sono l'antisgamo fatto persona, eh. No, ma da fuck. Pensavi di esserti liberato di me. Hello. Così. Oh, che figata il mega pugnone, le mega pugnette. Ok. A checkpoint. Checkpoint. Il checkpoint.
qua voglio capire un attimo come si fa a fare lo scatto. Io ho visto alcuni che facevano lo scatto. Comunque cadiamo molto velocemente sta cosa qua. Ok. Oh, oui. Ok, ah, ora qua un po' di sbicio. Un po' di sbicio. Da grande voglio fare l'imbianchino. Per poi dedicarmi a una carriera d'arte e buttarmi poi in politica. Un po' di tutto in uno. Tutto ciò che ho detto è puramente, sono riferimenti puramente casuali. Oh, guarda quanto è bello. No, oh no, mi hai colpito. Ah, adesso non fai più male. Adesso ci vedo, adesso posso combattere. Ma poi qua sono tutti quanti veri pesci scossa. Che aspetta. Ho paura che lag se apro Google. Comunque aspetta, devo controllare il cancello, gestione attività. Sì, quella di Splatoon 1 sicuramente sono iconici. Comunque aspetta. Termina. Questo delle foto, non c'è nient'altro di... Ok, sì, è più che altro una cosa qua che c'ho aperta che mi faceva... Tipo, occupava un botto di RAM, ok. Adesso dovrebbe andare un pochetto meglio. Era prima sui 40, ma sta sui 24, sì, cazzo. Quello dovrebbe essere l'ultimo bollitore, ma vedi... Non vedi altri sospetti qui intorno? Forse c'è qualcosa di sospetto, cioè è pieno di roba che ti trasforma in cazzo di Barbapapà, come si chiamava? Spero che qua devo andarmi a cercare come cazzo si chiama quello là nero di Barbapapà. Comunque se vedete la visuale così un attimo è perché ho una gamba e trema leggermente, ma tipo... Cazzo, sto tutto così. Barbapapà nero. Cazzo, si chiama il Barba Nero. Google! Come cazzo si chiama? Sì, ma non c'è il nome. Si fa ancora Barba Mamma. Dov'è Barba Nero questo? Quello peloso. No, fanculo l'autore del... Nome. Barba. Ok, barba. Ci sia solo in dei cazzo di barba. Mio santo. Lo definirei un po' sospetto. Sì, comunque, sinceramente, cioè io le soundtrack dell'uno ogni tanto me le rimetto. Come riascolto. Però pure quella diciamo più che altro dello Splatfest Model 3 sono fighe. Quello Anarchy Rainbow. È finito il livello 4, buono. Il 2 non l'ascoltate tanto, il 2 perché non ci ho giocato. Ma un po' come dire canzoni di Persona 5 sono più iconiche di quelle di Persona 3. Sì, ma io come cazzo. Andiamo qua. Sì, ma Salmonello. Allora, è un'area enorme. Sicuramente è una boss fight. È una cazzo di arena. Questa è un'arena, palese. Attenzione, qualcosa sta avvenendo. Fammi finire di leggere, vecchio. Perché tutti giocano con questo cazzo di problema? Ottavio? Finalmente li ho trovato, Seppio. Quindi non sarà il nemico principale. Le mie truppe di Octarion sono scomparse. E so che è opera tua. E ti pareva, DJ Octavius.
DJ perde le dische ma non il vizio, eh. Ridammi subito il gran pesce scossa. Numero 3, questo mascalzone è la stella dell'esercito ottariano. Voglio che esca di scena. Piantala di blaterare, apri le orecchie. Mi bastano poche note per umiliare i molluschi. 2.0? No, che cazzo è... Io qua me lo alzo pure per me. Aspetta. Bei tempi quando non pagavo l'abbonamento online su Splatoon 1 sulla Wii U. Sì, il problema è che non potevo giocare a prescindere online. Come che bei vecchi tempi, eh? È da almeno 4 anni che non ti batto. Vieni qua, figlio di puttana. Però qua è molto più grande l'arena, cioè è una stronzata farlo così. Prima era tutto minuscolo, un'arena del cazzo, era una merda. Ah, fa intermittenza, non fai tutto uno. Oh, ma quindi casca poco. Adoro sto cazzo di cose. Tu aspiri alla vittoria, beh. Ma io non so leggere. Tu aspiri seriamente? No, cazzo, mi hai rotto l'armatura. Fanculo. Oh, ma che cazzo è? Ah, ma scoppiano! Io pensavo fosse qualcosa da respingere. Ma questo è da respingere, vieni qua. E io come cazzo faccio? Figlio di puta, come cazzo faccio a batterlo? Scusa. Ah, quindi mi toglie pure l'inchiostro. E io come faccio? Oh! A me sa che più gli butto e più lui mi butta l'inchiostro. Ma se non lo attaccassi? Cazzo, però. O lo attaccassi poco o non lo attaccassi proprio. Forse questa qua è più sulla logica, devo buttarmi qui. Vai, succhialo, risucchialo. Il problema è che appunto non ci sono granate. Vaffanculo. Che comunque ho capito. Non può più risucchiare. Non ci sono granate. C'è soltanto il mio piccolo salmonello. Guarda come si lamenta, poraccio, mi sento quasi in colpa di averlo fatto. Guarda, mo appena riaspira io lo devo rimandare dentro, lo devo mandare a risucchio. Boom!
Cazzo, ti ammazzo. Ti faccio fuori. Mega trivella cosmica. Ti giuro, Octavius, ritorni un'altra volta. Un'altra santo di Cristo di volta. Se ti arrabbi davvero, ti giuro, ti mando nel liber spazio. Ti riduco come quella torre Eiffel. Ah, adesso manda pure le onde. Nella però diciamo che più che altro questo qua è a livello di logica, che non ci arrivavo io a lanciare il salmonello. Ah, ok, no, ok, già, ok, già gliel'ho mandato. Perché a livello invece proprio di battaglia, l'ultima dell'uno era una cosa iper complicata, era difficile. Cazzo, quanto era difficile. La fare recuperate, vedetela. È figa. È tipo su più piattaforme. Piccole. Sono piccole. Praticamente perché a un certo punto è tipo non riuscendo a farlo, ho dovuto farla finire a quattro mani il gioco. Nell'emozione del tutto. Dai! Ok, l'emozione del tutto è quello al bacio della vittoria with my friend. È una cosa molto bella. Una tipo delle boss fight più fighe che abbia mai fatto. Ho perso ancora una volta! Stiamo volando alla velocità della luce! Una pacca sulla spalla, io vorrei dare una pacca sulla spalla perché mi fa pena. Dico, poraccio. Non è giusto, il tuo equipaggiamento è imbattibile. Che spettacolo penoso, Octavius. Il tuo numero è roba vecchia, o forse sei tu ad esserlo. Davvero, è stato troppo facile. Ma l'hai usato il potere del gran pesce scossa, almeno? Muta, se piaccia, non l'ho rubato io il pesce scossa stavolta. No? Ma senza è stato tu, chi è stato? Cosa? Chi? Oh no, inizio di Stray! E perché altri mi sa tipo di Portal, sta parte qua, tipo con... Siamo tipo ci sta la cazzina in cui tu parli, nel frattempo stai ancora cadendo, io rido. Tipo Portal reference, ok no. Oh mio Dio! No. Quanto sono belle! Big Man è più figo. Mantaleo. bro, prova a lanciare qualche granata, la spiego proprio come... Non so, più che altro è lanciare il salmonello. Sono arrivato al tuo stesso livello, ma non riesco. Più che altro perché appunto ho dovuto leggere quello che diceva il vecchietto, perché se no non ci arrivavo. Non so se a livello di stupidità o a livello in generale. Ma non ci sarei mai arrivato. Probabilmente prendendo cose a caso l'avrei fatto, però non avrei manco capito il perché di preciso all'inizio. Spero di un 3. Quello comunque è il font che cambia per creare la scritta Splatoon. Ma stiamo tipo in Neo Tokyo, ma è tipo Neo Tokyo. È perché non sarà lui il boss finale di sto gioco. Perché mi sa non sarà lui, è un altro. Non sappiamo chi è. Mi butto! Dai, dovevo farlo, cazzo. Chi sono questi? Ah, numero 3 qua giù. Oh mio Dio, quello era dei giochi precedenti. Sono felice che tu stia bene. Sono tipo le puttanelle del vecchio numero 3. Tu sei il numero 3, vero? Vabbè, comunque il vecchio protagonista. Il nonno ha reclutato te e il tuo salmonello.
Ma come hai fatto a finire il livello? Ma presente quando usa l'aspirapolvere? Tu gli lanci salmonello nel raggio dell'aspirapolvere e lui resta incastrato, quindi non ti può aspirare. E tu gli aspari sulle mani e gliele rimandi indietro come prima. E non andare a te il tuo salmonello? Sì, lo sapevo. Hai lo sguardo fiero di cui parla sempre. Beh, piacere di conoscerti. Immagino dovremmo presentarci. Numero 1 della divisione branchia. Numero 2 della divisione branchia. Dai, numero 2, un po' di entusiasmo comunque. C'è ancora qualcuno che dobbiamo presentarti, la nostra capitana. Siamo la nuova divisione branchia. Comunque sembra che tu e il nonno vi siete persi di vista durante la caduta. Questo posto è enorme e pieno di quell'orribile melma pelosa. Ora dobbiamo trovare il nonno prima che l'assaggi o qualcosa così. Mi sembra una cosa così noiosa. Ma seriamente, aiutaci a cercare il nonno. Quindi... è d'accordo, sarà che non parla per l'emozione di cercare il nonno di qualcun altro. Evviva, sapevo che ci avresti aiutato. Allora, contiamo su di te. Dio santo, quanto sono ignoranti. Neanche noi siamo stati qui prima, ma ecco quello che abbiamo scoperto. Pensiamo che questo sia Alterna, incredibile che fosse nascosto sotto al cratere per tutto questo tempo. Cosa cazzo è? Pokémon Scarlatto Violetto 2.0? Questa è l'area 0? Noi abbiamo individuato 6 isole, come le chiamano? Siti o qualcosa del genere? Vabbè, YouTube, Instagram, Twitter. Cioè, i cavalieri dell'Apocalisse. Pensi che parlerai mai del gigantesco razzo laggiù? Guarda che roba! Quanta impazienza, comunque abbiamo piazzato un localizzatore sul nonno, come si fa di solito con i nonni, ma ora emette un forte segnale da 3 aree diverse. Numero 3, la tua missione è controllare tutte e 3 quelle aree. Abbiamo aggiornato la tua mappa, dici quanto ti piace adesso. Teletraccia dei posti che hai già visitato, e sì, illumina quando vicino c'è qualcosa di interessante. Come me, un tesoro nascosto, immagino. Siamo qui per trovare il nonno, non dei tesori. È dubbio che il numero 3 serva un localizzatore di stella, comunque. Aspetta, il numero 3 non ha neanche più un uovo di pesce. Li ha persi tutti nella caduta? Ah, anche la tua divisa Elite è messa male. Ah, non essere così drammatica. Cioè, sì, il numero 3 dovrà raccogliere uova di pesce e potenziare tutto da capo. Immagino sia meglio da spiegare. Innanzitutto serve il Sardinium per sbloccare l'accesso ai vari tipi di potenziamento. Ah, quindi è tipo ad albero. Poi potrà usare i punti di potenziamento per potenziare a tutti gli effetti l'equipaggiamento che fa anche Eri. Ah, potrà usare i punti di potenziamento per potenziare a tutti gli effetti l'equipaggiamento che fa anche Rima. Ci saranno dei Sardinium qui ad Alterna, no? Ti basterà tenere gli occhi aperti. Aspetta, mi hai detto che al numero 3 come ottenere punti di potenziamento, no? Ci penso io. Inchiostro ovunque e trovo oggetti. Non ci vuole una laurea in ingegneria nautica. Anche se forse ci farebbe comodo. Tranquilli, diventerò ingegnere, figli di trota! Comunque no, seriamente, mi iscriverò in ingegneria come università, quindi non ancora, ma probabilmente ci sarò. Lasciamo stare per adesso, sto ricevendo un forte segnale del nonno dal sito più vicino, vai a controllare. Allora, quindi dobbiamo passare tutta quanta sta zona, ma come? Vabbè, nel dubbio, visto che si parla di pesce, conoscere Alterna e la sua comunità. We are in the community, bitch.
Comunque poi dimmi se mi mandi le richieste. Almeno così cosa, se no qua continuo la storia. Ha sentito? Attivazione, controllo sistema. Ok, autenticazione eseguita. Avvio scansione biometrica. Scansione completata, nessun riscontro trovato. Avvio procedura di registrazione. Salve, mi chiamo Orca. E sono ciò che si potrebbe definire un sistema di navigazione per gli abitanti di Alterna. Per tutti i tentacoli, da dove viene quella voce? Ti do il benvenuto ad Alterna. Va bene, Alexa, prendi spasito. Identificati per procedere. Identifica il tuo gioielliere. Minchia, quanto tempo è che non lo dicevo. È come configurare uno smartphone per la prima volta. Numero 3, dovremmo seguire le istruzioni. Elaborazione, elaborazione, elaborazione. Ding, il tuo nome è stato accettato. Grazie di aver completato la registrazione, numero 3. L'area è ufficiale, numero 3. I miei circuiti sono stati progettati per misurare le tue abilità intellettuali e fisiche, che metterai in evidenza completando missioni in tutta l'arena. Dovrai raggiungere un meccanismo che funge da traguardo o completare un obiettivo. Superare tante missioni e ricevere tante uova di pesce. In particolare puoi aspettarti una quantità sostanziale di uova come ricompensa per questa missione, prima missione. Mettici tutto il tuo entusiasmo. Ha fatto un discorso lungo come un'anguilla, ma ho sentito le parole uova di pesce. Anche quindi sono l'unico che sto leggendo senza veramente ascoltare che cazzo stesse dicendo. Ok, no. L'unico che ho capito è fai prove e ti diamo uova di pesce. Per me quello là già basta. Come leggi tipo in cos'era di Google. Ok, accetti privacy. Se accetti privacy puoi entrare, va bene. Mi pare la cosa più importante. Ce ne serviranno un sacco se vogliamo trovare il nonno. Ultima cosa, man mano che completi le missioni e dimostri di essere davvero entusiasta, e i tuoi diritti di accesso alle registri alterne verranno ampliati. Non condividere informazioni IVI contenute senza permesso. Trattali con cura, è tipico di considerare quanto detto una minaccia. Buona giornata. Registri alterne, eh? Beh, qualcosa è stato aggiunto al tuo menu. Voglio dare una sbirciatina. Ah no, meglio di no, per ora concentriamoci sul raccogliere uova di pesce e sul cercare di eliminare quella melma velosa. Vuol dire, concentrati tu, numero 3. Equipaggiamento, figlio un'arma. Usa per vedere informazioni aggiuntive. Ok, è solo questo, quindi. Però quindi posso scegliere. Bello! Le tue missioni inizieranno appena oltrepassare quella porta. Se la pensi. Ok, completate raccolta analisi dei dati, avviate, buona fortuna, va bene. Ha finito, bene. Forza numero 3, diamoci una mossa. Ok, gratis. Oddio, it's Sonic Frontiers! No, cazzo. Vaffanculo. I'm fucking stupid! Bitch. Devo aspettare. Raga, non c'ho le distanze. Non farò capire bene come funziona. Così. Oh. Ho già capito molte meccaniche, dai. Dai, ok, non sono completamente incoglionito, perfetto. Ok, quindi là è le cose che sparano per forza. Quindi, ok, così è così. No, non andare di sotto. Le spugne, le sponge!
Comunque, Lori, come sta andando? Come sta andando? Figo! Oh, ma hanno aggiunto un botto di roba figa qua. Se ne ritorna indietro dopo un po'. Questa dovetta di tonno. Non ho capito cosa per la lattina. Ah, questo devo premere. Qua sta premendo R il tasto. Qua sta premendo quello sbagliato. Tu. Ok, ho preso tre chiavi. Manca... No, due chiavi mi sa. Allora, ho preso chiavi, non l'ho contate. Belle queste cose qua. Ah, ok, però qua restano per sempre le spugne, ok. Figo. Comunque giocare un pochetto squadra mi mancava, sono le cose che mi mancano. E qua mi manca l'ultima. Quindi qua me ne manca una, che è questo. Ah, ma la posso distruggere? Salmone non la può distruggere? Guarda di no. Oddio, gira! Ok, ecco l'ultima. Dai, voglio un attimo mandarlo da Salmonello. Dai, rompimi la scatola. Oh. Ok. Quindi ok, così. E ho finito anche sto livello. Easy. Ah, è così. Ma cos'è un razzo? Ok, devo prendere i pezzi del razzo, quindi. Mi sta spiegando l'equipaggiamento Elite. Ora come faccio a trovare attorno alla Splatville? Boh. I don't know. Non so che sta, aspetta. Mappa. Cinque, sei. Ah, più torna Splatville. Quindi posso fare pure così. Posso tornarci così. Praticamente devi andare nel coso delle opzioni, cioè dove sta la mappa, più e vai là. Ecco, c'è il mio accessorio e le mie cose.
Quattro presentiamo, siamo il tiro a triglio e spacchiamo. A me mi hanno deluso un botto tipo che non hanno chiamato la modalità, quella la tricolore, la modalità striglia. Six. Ok, scenari attuali. Cisterna Cernia. Ponte sgombro, sono nuovi, sembrano il ponte di Codd. Vitalità di ponte di Call of Duty. Per un milione, per un milione. Tanti milioni. Un milione, pensavo che contassi i tuoi punti di Ursus. Una vera signora non svela i suoi segreti. Comunque quanto fa? Un triliardo? Perché le darei. Lascerò che assapori questo momento. Lo Splatville è tutto. Ci rischiamo dopo. Quanto cavolo sono pucciucci. Hi fellow newbies. Hello. Che cos'è? Posso disegnare le roba? Da un po' di supporto alla gente. Oh mio Dio, cosa cazzo sei? Sono pesce rosso. No, tu te lo meriti un mitico. Tu ti adoro. Tu sei solo spastico. Spastic man. Stay with a teammate. Play story mode with motion controls. Take breaks. Ah vabbè, probabilmente perché ci stanno quella che soffrono di motion sickness. Immagina di non poter, cioè, soffrire il movimento. Dimmi chi è che soffre di motion sickness. Posso spingerti? Posso spingere i polipi? I calamari? Meduse? Ah, ok, vabbè, allora raga, mi sa... Vabbè, qualche altro me lo ancora vestì, quindi dimmi voi. Io come faccio che non mi voglio spendere... Basta che mi dite voi, io vedo. Scusami, se me lo dai... Mi serve l'inchiostro? Sì, ma trovato a fare, se tu volevi te lo... Allora... raga, Se tu mi dai il file, io te lo scarichi a qui. Vabbè, intanto vedo un attimo qua, poi se stacco giocherò un'altra volta o giocherò domani. Non lo so, ma intanto sto facendo un giro. Guarda, è bella grandina rispetto a quella da vecchia, cioè. Guarda, è piena di vicoli, cose da esplorare. Ok, mo l'accetto. Intanto penso di che poi vorremmo pure giocare. Se stasera non c'è niente. Oh mio Dio, quella di Smash. Bello, qua possiamo disegnare. Comunque dico poi volendo, possiamo pure giocare. Vediamo stasera. Oh mio Dio! Reimu Fumos. Perché fumo Reimu pure qui. Dio santo, adoro. Vabbè, qua è roba, ormai copy pasta. Dennis, who do you think put for me? La gente che diciamo dice che Babbo Natale non è vero. Allora chi mi ha messo da Don Tre sotto l'albero? Non è vero. Io non c'avevo sotto l'albero. Sotto l'albero c'avevo Kirby. Anzi, sopra l'albero, incastrato come una pallina, c'avevo Kirby. E l'ho preso io. Perché i miei mi hanno fatto entrambi praticamente Splatoon. Sia mio fratello che mia madre mi hanno fatto entrambi Splatoon 3. Quindi ho dovuto tipo prendere e andare a cambiare il gioco. Perché sennò tipo mi trovo con due copie di Splatoon. E io tipo, mi sa che non conviene. Mi sa che mi prendo un altro gioco. Quindi c'ho sia questo che Kirby e la terra perduta. I love men. Grazie tizia con un nome molto particolare e per niente allusivo, per averci chiarito ciò che ti piace. Pure nel tuo nome probabilmente c'è scritto quello che ti piace. Eppure qua ci stanno le cose degli amiibo.
Che invece di bombare nell'uno fosse tipo una cosa tipo mezza desolata nel, con il tizio riccio di mare. Comunque, la cosa che puoi ordinare i vestiti degli altri. Questo non lo sapevo, però buono a sapersi, più che altro perché poi mi faccio un po' tutto come mi pare. Comunque il sesso del personaggio che io lo cambiavo rispetto a quello che mi andava perché è tipo al wow, questo qua è figo sul personaggio femminile, prendomi, metto il personaggio femminile. O questo è figo su quello maschile, prendomi, metto quello maschile. Cioè a me è sempre stato un po' così. Non c'è un... come era, un negozio era così? Un attimo a vedere i vestiti. Non è tipo un gambero quello là dei vestiti? È cambiato quello là dei vestiti. Adesso cioè, non c'era... Io mi ricordo che era un gambero almeno nell'uno. Se c'è ancora Tony può confermarmi. Non è insieme a spaventare amichevole? Penso di sì. Penso che mi ha dato fare qualche party da prima. Non so se sì. Si può giocare pure online insieme. Vabbè, penso di sì. Cioè almeno nell'uno era. Cioè nell'uno penso sia stato così. Poi non lo. No, nell'uno non lo so. Cioè, perché più che altro io nell'uno facevo sempre io e mia amica che ogni tanto ci passavamo il pad. E a me mi pare che era un gambero, perché mi ricordo che c'era il nano, questo qua, ci stava. C'era. Non mi ricordo se erano vestiti tutti quanti insieme. Oddio, la tizia del bazar, questa qua. Io ho visto solo le fan art, diciamo, in 2D di questa qua. Si è intervista tipo nel trailer, non la conosco. Oh mio Dio, quanto è bella! Guarda lo stile che cambia totalmente dal resto dei personaggi. Splatoon Shop. Come si scrive? Com'era Gamb? Shrimp? C'era immagini. Mi ricordo che era un gambero. Era il gambero che vendeva le scarpe. I vestiti? Che cazzo li vendeva i vestiti? Ah vabbè, è un granchio mi sembra. Sì, è un granchio penso. Ah no, questo qua è il 2. Coso? Era il gambero in tempura. Shop. Shop di magliette, voglio vedere. Aspetta, come Splatoon 1 di shop. Shop owners, ecco. È quello dell'uno, perché... Ah, 100-100 ci stava il gambero... mi ricordo il gambero in tempura. Che sì, è il coso. Anni che è... Ma c'è, no, non c'era nell'uno. Ah, era questa qui che vendeva i vestiti. L'ho rimossa, mi ricordo soltanto per gli entai di questa qui. Non me l'ho completamente rimossa. Soltanto la gente fa le fan art brutte, no? No, no, mi sa che le magliette era il coso. Era il. Era il mezzo. Non mi ricordo che cazzo faceva lo shop nell'uno, Dio santo. Mi ricordo soltanto armi. Il gambero e basta. Che qua mi sa che è tipo qualche parente, perché sembra comunque un gambero questo, quindi comunque è qualcosa. Porca troia, che Aragosta, Gran Luca. Gelonzo e Sheldon, che comunque armi. Jelly Fresh, che cazzo di... No, perché cosa è Moi? Moi chi è? Ah, Moi il pesce. Jelly Fresh era il negozio di chi? Ok, i vestiti era la medusa. Le scarpe era, era il gambero in tempura.
le cose e Cooler Heads erano i cappelli e le cose per la testa che non mi sono tipo se ok erano i cappelli. Scusa sorella, ma non mi ricordavo della tua cazzo di esistenza. Cioè quanto vendevano quel negozio, cioè mi sento in colpa. Torna quando sarò di livello 4, torna quando sarai un protagonista. Forse c'è ancora quel arcade minigioco retro. So che c'è un minigioco retro, cioè so che c'è un minigioco arcade pure qua, ma mi sa che è diverso dal saltare sulle piattaforme come nel primo. E non so io se c'era qualcosa nel secondo. E sotto solitaria metti società e poi schiacci amichevole. Come la lobby? Se mi metti direttamente davanti. Lo so. Allora, vai su amichevole, sotto solitaria. Aspetta, quindi posso già fare così. Quindi allora, se entro qua, amichevole, sotto solitaria. Aspetta, come faccio a prendere gli amici? Perché so che ci stanno gli amici, li pulisci. Non lo so, devo prima fare altre partite. Non lo so qua perché mi sa che devo. Mi devo fare prima partite. Devo prima fare delle partite, mi sa. Quindi per oggi penso niente. Forse stasera. Forse stasera, non so perché ora torniamo, ma forse se faccio un'altra live così che fa un paio di partite. Ok, mette 2 secondi a sprattarmi. Cazzo d'arma c'ha? Accanto e indietro, in che senso? Prendi qua? No? Cos'è sto coso? Non c'ho un cavolo. Vabbè, non lo so. Quindi intendi qua allora qua o dove ero qui dimmi dove è nell'area delle partite o qua devo parlare con lei con questa edante signora. Qua dov'è? Ah, come fa a uscire, mi sa. Però un attimo vedere sulla della mappa dove sto. Ah, ok, no, è semplicemente così. Perché prima qua direttamente ti portava alla schermata per giocare. Invece qua dove c'è sta quest'altra parte della mappa. Qua. E poi non vedo vesti, quindi tanto anche soltanto per vedere se stiamo a fa'. Perché le freccette non me le fa premere. Cioè, di lato, quindi per mettere altre cose. È così start, quindi non lo so se devo fa'. Accanto e indietro. Allora, intendi qua. Accanto e indietro. C'è il gatto? C'è il giù di gatto? Ah, perché qua accanto indietro, intendi dietro qua? Intendi nella porta? Perché accanto indietro qua non mi danno... Boh. C'ho solitaria e società di amici.
Però non me le fa cliccare. Non me lo fa fare. Ma non me lo fa fare. Guarda, aspetta. Ti faccio proprio sentire. Aspetta. Cioè non so se si sente qua perché c'è sta il bordello, però non me lo fa premere. Da prima che ci sta a provare. Prima di salire di livello almeno fa una partita. Però qua che stanno le regole. Per il resto qua non me lo fa fare. Lo so, vabbè. Allora se farò pure un paio di partite off camera quando sarà e poi giocheremo insieme stasera. Almeno penso di starti stasera, comunque, perché non so perché ora torno, però se non faccio tardi allora posso tranquillamente prendere e fare una live. Comunque vabbè. Splattanza. Fanciulla splattoniata. Yeah. Ora sono felice perché sono quella del primo. Ui. Vabbè, comunque è stato un onore stare in live anche oggi da me. Scricciolo qui. E Pandoru. È tutto. E beh, che dire se non alla prossima live. E fatti una partita così poi rimette il nome. Mo non posso perché mo devo vestirmi e devo andare dai miei zii per Santo Stefano. Comunque beh, è stato un onore stare in live anche oggi. Da me, scricciolo e Pandoru è tutto. Beh, alla prossima live. Goodbye e stay tuned. Stay tonno. Dai, giocheremo stasera sicuro. Giocheremo. Che altro, sto un po' di fretta. Goodbye.